valigia sul letto è quella di un lungo viaggio. E tu senza di... Ma ben ritrovati cari amici della Valigia degli Artisti, ma che piacere incontrarvi qui quest'oggi in questa puntata wonderful. Perché wonderful? Perché c'è un ospite speciale, ma vi presento chi è subito dopo la pubblicità. Ristorante e pizzeria Le Quattro Stagioni, in Viale Romagna 19 a Cinisello Balsamo. Una bellissima realtà nata nel 1956 che da oltre 60 anni offre alla gentile clientela, in un'atmosfera magica, propone un ottimo menù, giro carne alla brasiliana e giro pizza, cucina all'italiana e pesce fresco tutti i giorni. Il ristorante pizzeria Le Quattro Stagioni vi aspetta numerosissimi il fine settimana con la musica dal vivo. Il ristorante propone inoltre per la stagione un bellissimo estivo con sfiziosi apericena e cene a lume di candela. Le Quattro Stagioni, il piacere di fermarsi. Ristorante pizzeria L'Incontro, in via Verdi 18 a Melzo, offre la gentile clientela in un ambiente accogliente un'ottima cucina italiana, pesce, carne e una gustosissima pizza con forno a legna. A pranzo menù lavoro a soli 10 euro. La direzione augura una buona estate e vi aspetta numerosissimi. Il ristorante pizzeria L'Incontro è aperto tutti i giorni tranne il martedì. Ma ben rientrati cari amici. No, mi stavo sistemando la pulcettina perché volevo essere un po' più di classe, perché oggi abbiamo una woman, una beautiful woman, chiaramente è una collaboratrice della Valigia degli Artisti insieme al caro Marcello Bertoni. Lei è una blogger, però prima di presentarlo vorrei aprire subito le danze. Vai! Sa che questa sera dobbiamo andare in questa location perché c'è qualcuno di importante, ho voglia di intervistare veramente, ho voglia di fare qualcosa di wonderful. E beh, allora ci si va, è chiaro. Perché? Perché ha intrapreso questo new work, questo nuovo lavoro, se vogliamo mettere a senso pratico, ci sta riuscendo molto bene perché intervista dei grandissimi personaggi. Io sono molto contento e fiero e orgoglioso di avere oggi in puntata, signori e signori, ladies and gentlemen, Elena Cristofaro! Ciao cara, un bacio a mano come sempre. Mua, che piacere, che piacere, che piacere! Oh! Beh, ogni tanto torni a trovarmi, eh! Fai un sacco di belle cose, grazie, sono molto contento. Come stai innanzitutto? Benissimo, benissimo, e ti ringrazio di avermi invitata qua, veramente è un onore per me. Che dire, è un piacere sempre vederti. Da questo inverno sono ritornata d'estate, infatti. Infatti, sei stata qua questo inverno, adesso siamo in procinto. Siamo in procinto, voglio dire, dell'estate, esatto, siamo esatto. A pochi giorni, inizia la stagione proprio, questo dove caso, chiaramente si carica la macchina, si fanno quattro conti, perché oggigiorno bisogna fare anche questo, c'è, no? Soprattutto. Perché bisogna andare a vedere dove si può risparmiare per fare una vacanza di una certa qualità. Senti, cara Elena, innanzitutto, vabbè, sono molto contento di rivederti, la cosa mi fa molto piacere. Anche perché so che in questo periodo hai lavorato molto. Hai lavorato molto in quale location e in quale situazione, in quale evento? Allora, diciamo che non c'è una location definitiva, come tu ben sai, perché io giro molto, noi giriamo molto. Le location sono state varie, ospiti tanti, diciamo che ultimamente ci siamo sempre la materia e il mondo della notte, però anche il mondo della notte che poi si incrocia con quello di giorno, quindi comunque ci sono state delle nuove interviste un po' fuori porta, anche verso la Liguria, abbiamo intervistato la Michelle Ferrari, che adesso vedremo anche alcuni minuti, quindi insomma personaggi un po' parti fra le righe, però comunque dai contenuti intensi, quindi... Bene, bene. Senti, questa cosa chiaramente ti sta prendendo sempre di più, eh? Sì, sì, perché sì. Vedo che stai acquisendo molta dimestichezza anche nel linguaggio, anche nel...
perciò vuol dire che stai facendo degli ottimi gradini. E questo non è poco, perché cioè, sai, la gente poi si improvvisa, vuole fare, poi dopo ci si stanca velocemente, certo, no? Certo. Perché sai, l'impegno, perché questo, dovete capire, cari amici da casa, che la nostra Elena non è che lo fa di mestiere, è un secondo lavoro, perciò lei deve collimare le nottate in giro per intervistare questi very important personal, se vogliamo mettere a senso pratico, però la mattina si deve anche alzare perché ha un lavoro da mandare avanti, come tutte le persone, chiaramente. Certo. E solo questo veramente merita un bel applauso. Grazie. Da parte mia, da parte di tutti, di tutti gli amici della Valigia degli Artisti. Bene, senti, la cosa che più mi interessa, quest'estate cosa farai di bello? Sarai ancora sul campo o staccherai un po' la spina? Diciamo che si staccherà la spina, però sai che, come tu ben sai, nel nostro settore si è sempre un po' allerta, no? Quindi sicuramente anche staccando la spina, però se c'è qualche bella occasione ci buttiamo sempre, si sfrutta, no? Siamo no? sempre in agguato, quindi certo. Dico vado in vacanza, però poi con la testa non sei mai in vacanza. E dove andrai di bello, cara Elena? Se non è che voglio fare il curioso. Beh, diciamo che da buona meridionale penso che la meta sarà comunque il sud, no? Quindi noi calabresi non può mancare quest'anno come tutti gli anni, quindi una tappa in Calabria è... quindi c'è... per forza. E poi anche il Tassativa. Salento, anche il Salento quest'anno non me lo fa mancare. Salento sta esatto. andando come pane, anzi, sì. Dicono che sia la nuova Sardegna, esatto. Io non ho ancora avuto la fortuna di conoscere questa terra meravigliosa, però dicono che veramente è un qualcosa di eccezionale, bellissimo, anche tanti VIP, molti VIP, molti personaggi dello spettacolo, ormai la Costa Smeralda purtroppo sta perdendo un po'. Non so però, il motivo. Però vedi, non siamo mai in ferie noi alla fine. Non siamo mai in ferie, però ci possiamo prendere il esatto, tempo quando no, vogliamo. Certo, certo. Questo non è veramente poco. Senti, cara Elena, io so che tu hai avuto la fortuna di intervistare tanti personaggi in questi 4-5 mesi che non ci siamo veduti, giusto? Perciò chi è che è il personaggio che più ti ha affascinato, che poi a breve la nostra cara regia mostrerà chiaramente le tue meravigliose interviste? Qual è stato il personaggio che più ti ha colpito, o per magari per la generosità, o per la, non so io, per la disponibilità, che poi è la stessa identica cosa. Certo. Però sai, ci sono quegli arroganti che magari ti rispondono, poi si guardano in giro, perché invece c'è quello che è proprio attento alle domande e ti guarda negli occhi. Quello è la persona umile, la secondo persona umile, me. Ecco. Ma spiegami un pochettino, dai. Diciamo che allora, non voglio togliere niente a nessuno, perché ogni personaggio comunque ha il suo fascino e ha la sua particolarità. Avendo un po' spaziato da quello che è l'intrattenimento, quindi quello che può essere giustamente anche la bellezza di intervistare un Umberto Smaila, che ha sempre il suo fascino, lui, suo grande figlio, Umbertone, nelle varie serate. Poi c'è un po' la contrapposizione dell'altro mondo della notte, notturno, quello più trasgressivo. Dove racconta. Ho avuto in varie cerchiamo fiere... di mantenere un pochettino. Sì, anche i canoni magari diplomatici, perché no, siamo in un orario un po' in fascia protetta. Sempre in modo le mie interviste sono sempre in modo soft, anche Bertoni che collabora con me lo sa, comunque cerchiamo di rendere sempre simpatiche, però accattivanti, perché poi comunque secondo me è importante. C'è stato Franco Trentalance, grande, che è Franco. Una persona veramente molto intelligente, che anche da poco ha abbandonato il porno, adesso si è dato alla scrittura con molto successo, quindi anche schiaffo morale per varie critiche, insomma, che ci sono comunque nel settore. Rocco Siffredi ha sempre la sua carriera con la scuola di cinema a Budapest, che l'ho intervistato a Torino nella Fiera Erotica, che c'è ogni anno a novembre, molto simpatico, mi ha messo subito a suo agio. Sì, l'ho conosciuto anch'io, devo dire la verità, una persona quindi, squisitissima. Pochi minuti rubati, però sempre nell'ironia, insomma, del contesto. Certo. E poi c'è stata recentemente Michelle Ferrari, che è una pornoattrice comunque affermata a tanti anni, che mi ha colpito per l'accoglienza, perché da poco è diventata mamma, quindi oltre alla pornostar ho avuto proprio di conoscere la donna, quindi che è la donna, cioè nel senso che diventa mamma nonostante una carriera, insomma, particolare alle spalle, che porta avanti tutt'oggi. Quindi è un po' uno schiaffo morale, come dico io, a tutti i pregiudizi, no? che ci sono, e con una cosa mi ha colpito. Poi tra molto. L'altro la cosa che più a me dà fastidio sono veramente i pregiudizi, perché se una persona ama realmente fare una tipologia di lavoro, ma chi se ne frega, ma chi sono le persone per giudicare? Come diceva Papa Francesco, no? Che parlava degli omosessuali, chi sono io per giudicare? E questo è stato veramente una parola
meravigliosa di un Chiaro. Papa, poi tra l'altro, no? Perciò queste persone hanno un animo buono, hanno sicuramente una vita molto serena e amano fare il loro lavoro, punto. Chi non lo fa perché probabilmente non è portato a questa tipologia di lavoro. Vabbè, ascoltami, io direi quasi, sì. Elena, innanzitutto magari se riusciamo con la nostra cara regia a mandare un contributo di tutte le tue bellissime certo, interviste, volentieri. Che la cosa mi affascina moltissimo perché so che sono tanti personaggi. Prego regia, grazie mille, vai. Che dire, intanto ti ringrazio del tempo che ci stai dedicando, perché insomma stamattina non siamo qui, insomma colazione con Franco Trentalange non è da tutti. Si vede che abbiamo dormito poco, no nel senso io e lei, no nel senso, cioè io e lei avrà dormito poco, io anche, non so. No, però ci siamo svegliati apposta perché volevamo darvi il buongiorno con questa breve ma simpatica intervista. E... alla grande, ciao, un saluto ovviamente a tutti gli amici di Radio Roller. Beh, allora ti devo subito correggere che non è un posto pubblico, nel senso è un posto privato, bisogna essere soci ed facciamo parte di un circuito che è ASX, che è il circuito più grosso d'Italia, che rappresenta 300 locali. Come posso chiamarti, Cristina o Michelle? Guarda, chiamami come preferisci tu. Non so con chi vuoi parlare, con Cristina o Michelle. Allora ti provo con Michelle, oggi voglio Michelle perché... Ok, allora dammi il microfono. Qual è la tua prima domanda? Allora, la mia prima domanda è... siamo dov'è a il punto G? Ecco il punto G, grandissima, simpaticissima Michelle. Ecco, perfetto. Quando scherziamo. Vuoi parlare con... Cristina, ti richiamo all'ordine. Certo, le... Elena. Elena, ciao Elena. Ciao. Di cognome? No, lasciamo stare. Elena, lasciamo stare, dimmi. Siamo qui alla base, Vapro d'Adda. Ecco, un saluto a tutti, ho qua il piacere e l'onore di avere accanto a me Nando Timoteo, un grande comico, cabarettista, che avete tutti visto anche sul palco di Zelig, Colorado. Zelig è difficilissimo, Colorado è meglio. Okay. Colorado è molto meglio. Io, ecco, mi correggo, stasera è successo che io sono Flora, quindi mi sto adeguando, è una violenza, però supererò anche questa, è bellissimo. Ecco, perfetto, vogliamo sapere da te impressioni della serata, tra poco tocca a te, sei emozionatissimo, impressioni sul... Guardandoti sono molto emozionato sicuramente. Buonasera Stefano. Buonasera a te Flora. Beh, se io sono la special guest della serata potete immaginarvi com'era la sera. No, scherzo, potrebbe non essere una qualità dell'anima vedere il mio intrattenimento comico, però ci siamo divertiti, è stata una bella serata, io mi sono molto divertito, ho il tuo numero di telefono e ho programmi ambiziosi per il resto della serata. Stasera siamo tutti emozionati, qualcuno di voi si è già esibito, insomma il pubblico ha già dato riscontro, insomma, alle vostre esibizioni, alla vostra presenza. Sono molto emozionato, tra un po' salirò sul palco e quindi come al solito l'adrenalina sale a mille e così niente, quindi farò un nuovo pezzo che è Pino dei Palazzi, che dice c'è le sigarette. E poi so che insomma nel corso di questo anno, in tutto il 2016, sono realizzati anche progetti cinematografici che so di cui tu hai fatto parte con tanti altri artisti, quindi ne vuoi parlare, ci vuoi dare qualche anticipazione o aggiornarci su quello che hai fatto nel corso di quest'anno per poi ritrovarci insomma a parlare del costo, come giusto che sia. Hai detto tutto tu, arrivederci la prossima settimana. Se Rocco si freddi del tuo tempo, e io adesso ti ammiro qua, ti stimo all'interno di tutti i tuoi fans. Rocco si freddi, Torino Erotica, Paola Ruffini, Radio Roller, stay tuned ragazzi. Oh, questa è tosta, eh. Va bene, rientrati, ma che brava, veramente, Elena, ma brava, 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 sono tanto orgoglioso di te, perché riesci sempre a stupirmi, a stupire i nostri cari amici da casa, che non è poco, perché cavoli, hai avuto dei personaggi, dallo smailone, dei Smaila. Comici, comici. Ma è una cosa Chiodaroli, ce n'è un po' di tutti. Senti, chi ti ha fatto più sorridere?
Allora, più sorridere, vabbè, i cabarettisti sono dei grandi, partiamo da Nando Stimoteo, poi con la Giancarlo Colabrugovic, per la serie c'è una siga, non so, sai, sì, il solito. Sì, sì, beh, grandissimo. Grandissimo, anche lui calabrese come me. Anche lui di origini calabrese come noi, sì, se non sbaglio. Sì. Poi Chiodaroli, comunque sia, sono dei grandi cabarettisti, quindi capaci di intrattenere il palco, cioè veramente, e ridere proprio a crepapelle, proprio dopo un minuto che gli ascolti. Ci sono dei comici d'Italia, veramente, ci sono dei personaggi che sono veramente fantastici, perché riescono a, e ringraziamo anche Diego Abbattantuono, certo, che ha inventato Colorado, che ha scoperto tanti comici, no? che poi tra l'altro hanno preso una strada meravigliosa. Io mi ricordo che andavo a vederli a Piazzale Cantore a Milano, c'era il Fronte del Porto, c'era questo locale, no? Dove tutti i comici famosi, da Ficcara Picone, Alex Franz, i Fichi d'India, anzi un applauso al caro Bruno di una pronta guarigione, glielo faccio con tutto il cuore, poi c'è Max che adesso sta facendo dei lavori, sempre si difende, certo, molto, certo, bene in campo, e devo dire la verità che i comici in Italia veramente pullulano. Dai tempi del grande Totò, Antonio De Curtis, voglio dire, certo, insomma, i grandi, Ernesto Macario, non so, cioè l'Italia, dai, ci difendiamo bene, ha dato molto. Non abbiamo niente da invidiare a nessuno. Ecco, senti, cosa ti aspetti del futuro? La cosa più che ci interessa. Ma diciamo, io sono molto carpe diem, cioè, okay, nel senso, okay, non che vivo la giornata, cioè costruisco le cose giorno per giorno e quindi così costruisco il mio futuro, quindi questo, come hai detto bene tu, è un secondo lavoro, però attenzione che sto perfezionando, perché comunque sia, dire secondo lavoro è un po' riduttivo, perché gli hobby, ok, però questo lo vivo proprio intensamente, anche perché io cerco di fare bene le cose e poi mi piace che i personaggi che intervisto poi siano soddisfatti del prodotto finito, certo, quindi certo. Diciamo che è una palestra proprio sul campo, come se fosse una scuola, un, e mi sta dando molte soddisfazioni. Un blogger, ci sto lavorando, già questo per me è una grande soddisfazione, stiamo perfezionando, insomma, poi anche col vostro aiuto. Anche, ma insomma, no, io, noi ti dobbiamo ringraziare, sono io che devo ringraziare a te, a Marcello Bertoni, e faccio un applauso qua, voi, siete stati veramente fantastici, avete collaborato in questi 5 mesi, 6 mesi con la Valigia degli Artisti, devo dire che siete stati veramente impeccabili, e grazie, ho avuto l'onore e il piacere veramente di collaborare con due professionisti, che non è poco, oggigiorno veramente c'è tanta gente che non tocchiamo sti tasti un che po' è meglio. Di fuffa, vabbè. Senti, allora io direi a questo punto c'è tanti presentatori che hanno il loro motto per mandare la pubblicità, io invece dico mandiamo un po' di imponibile. Ristorante e pizzeria Le Quattro Stagioni, in Viale Romagna 19 a Cinisello Balsamo. Una bellissima realtà nata nel 1956 che da oltre 60 anni offre alla gentile clientela, in un'atmosfera magica, propone un ottimo menù, giro carne alla brasiliana e giro pizza, cucina all'italiana e pesce fresco tutti i giorni. Il ristorante pizzeria Le Quattro Stagioni vi aspetta numerosissimi il fine settimana con la musica dal vivo. Il ristorante propone inoltre per la stagione un bellissimo estivo con sfiziosi apericena e cene a lume di candela. Le Quattro Stagioni, il piacere di fermarsi. Ristorante pizzeria L'Incontro, in via Verdi 18 a Melzo. Offre la gentile clientela in un ambiente accogliente, un'ottima cucina italiana, pesce, carne e una gustosissima pizza con forno a legna. A pranzo menù lavoro a soli 10 euro. La direzione augura una buona estate e vi aspetta numerosissimi. Il ristorante pizzeria Incontro è aperto tutti i giorni tranne il martedì. Ma ben rientrati cari amici della Valigia degli Artisti, sono molto contento veramente di questa puntata meravigliosa. Senti, abbiamo ancora un paio di minutini da poter disquisire io e te, la cosa mi rallegra il cuore, anche perché chiaramente dovrei dare degli indirizzi dove possono contattarti, certo, eventualmente, anche perché non si sa mai, nella televisione sai, capita il lucky strike, il colpo vincente, certo, ti vede qualche regista, qualche produttore, visto che sei così in gamba ti mette magari a condurre qualcosina, no?
no? Non si sa mai. Qua, non si perciò sa mai. Se vuoi dare il tuo indirizzo, allora, fallo pure, tesoro. Allora, c'è la pagina Facebook delle mie interviste che si chiama Nightline Interview, dove comunque ci sono tutte le interviste, diciamo, al topo del momento. Poi il mio classico profilo Facebook Elena Cristofaro, e poi c'è la pagina Voci di Moda, che è proprio la trasmissione in onda su Lombardia TV, dove vanno in onda le altre rubriche abbinate al mio blog, quindi Nightline Interview e Voci di Moda, Cultura ed Eventi. Beh, canale bello, 99. Bello applauso per il tuo impegno e quant'altro. E che dire, tanta fortuna, ti auguro una buona estate, e che sia un'estate scintillante, ricca di relax, e perché no, magari anche con l'asso nella manica. Con tante interviste, sempre. Nuova, che poi dopo, al top, magari a settembre, certo, ci riporterai qui alla valigia degli artisti, cosa che a noi ci fa solo un gran piacere. Chiaro. Bene, allora che dire, apriamo subito le danze. Grazie della nostra grandissima blogger. Sì, ho avuto il piacere, l'onore quest'oggi di avere qui in puntata alla valigia degli artisti, come sapete, l'ultima settimana prima delle vacanze, signori e signori, ladies and gentlemen, Elena Cristofaro. Passamano ci sta. Thank you very much. Piacere. E per voi, care signore da casa, per un giorno migliore, un profumato fiore. Alla prossima! Ciao! La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio, e tu senza dir niente hai trovato il coraggio.